di metodo. E oggi ci siamo trovati tutti qui, mancano alcuni attori della ricostruzione, questo ovviamente non ci dà la possibilità di fare tutte le domande che avremmo voluto fare. Però almeno per quelli che ci sono, penso che dovreste prendere insegnamento da una giornata come questa. Qui manca un rapporto profondo tra il cittadino, il comune e le altre persone che abbiamo visto finora qui. Manca, la vogliamo chiamare con una parola ironica, manca una linea amica, nel vero senso della parola. Allora, io penso che dovreste cominciare a pensare che se siamo qui e se siamo stati qui, nonostante le difficoltà che abbiamo avuto, e come qualcuno giustamente ha ricordato, perché io ci tengo a ricordarlo, a cominciare dal parco Unicef fino alle case parte di Colle Maggio, questo tendone, l'asilo, la gente si sta muovendo, vi chiedono delle cose, vi chiediamo delle cose. Io non ne posso più di sentir parlare di tavoli, basta questi tavoli, cioè i tavoli a noi non ci servono, le soluzioni vanno trovate, cioè il discorso va fatto con si chiude, non possiamo chiudere la cosa con che fare, noi non lo sappiamo che fare, come facciamo a saperlo noi? Noi vi facciamo le domande, quindi da questo punto di vista secondo me ci sono dei problemi infiniti che vanno affrontati, ma vanno affrontati con un metodo probabilmente diverso e mi sembra che l'abbiamo richiamato tutti. Un'altra cosa che ci tengo a dire, noi siamo qui da 2 anni, e vedo delle facce conosciute, siamo qui con estrema volontarietà, a noi non ci paga nessuno. Quando noi organizziamo un'assemblea di queste, c'è dietro il lavoro di tante persone, e vi dico sinceramente col cuore, lavoro umile, cioè qui nessuno ci ha mai dato niente, nessuno ha mai chiesto nulla. Vi diamo volentieri e ci diamo questa opportunità, perché secondo me è un'opportunità incredibile, quella di poter stare qui e dire sindaco, assessore e tutte le persone che abbiamo visto, vogliamo parlare. Io, al di là di tutta la confusione che c'è in testa e che mi permane, i cartelli che vedete qua davanti ho tentato di farli anch'io ieri, invece di stirare come fanno le signore, ho fatto i cartelli, vabbè, ma insomma ognuno sceglie come impiegare il proprio tempo, no? Perché avevo questa... è Eugenio ma senza camicia, non è un problema. Perché il mio problema è proprio quello che credo condividiate tutti quanti voi. Le domande sono facili. Le domande sono facilissime, ma la confusione è tantissima, perché sì, perché no. E poi un'altra cosa di cui vi prego di tener conto, e mi rivolgo ovviamente sia al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri, alle persone che sono qui e che sono e che hanno in questo momento in mano il nostro futuro, perché non è solo l'ordinanza, è tutta la città che è in mano a determinate situazioni. Allora io chiedo che bisogna tenere presente un fattore a cui nessuno pensa mai, ma che per noi è fondamentale, ed è il tempo. Io insisto su questa cosa. Quanto costa un anno di vita? Un giorno di vita quanto costa? 10 anni di vita quanto costano? Ma quanto ci volete tenere in queste condizioni? È vero che sto...